anno accademico 2011-2012, incontri con l'autore. Questa è l'ultimo incontro, l'ultima assemblea di tutti coloro che hanno presenziato a questo corso e, come si sa, ormai è tradizione nostra, tutti gli anni noi chiudiamo questi nostri incontri con delle recitazioni di poesie scritte da chi vi parla. Mi è doveroso ringraziare tutti coloro, e sono stati tanti, che hanno partecipato al corso. Ringrazio coloro che se la sentono, se la sono sentita di uscire nell'ultima tornata a recitare le poesie. Non è di tutti presentarsi dinanzi al video, dinanzi al microfono, perché così il tremore fa sempre dei brutti scherzi, e quindi ringrazio veramente coloro che hanno dato l'adesione per la recitazione. Ringrazio un amico che è Piero da Saronno, il quale non si sottrae mai al nostro invito di chiudere l'annata accademica, e quindi è presente in quest'ultima occasione. La carrellata delle recitazioni riguardano poesie che fanno parte del volume Le foglie del tempo. È lontanamente datato 1980, un volume scritto a quattro mani, si dice di solito, da Nino Villa, recentemente scomparso, il carissimo professore Nino Villa, e dal sottoscritto. Nino Villa ha curato la parte in chiosa, il sottoscritto invece ha curato la parte in poesia. Oggi diamo campo alla poesia e apriamo la nostra carrellata, che è composta da due tornate, con un amico di vecchia data, che è Luigi Mazzola, il quale ci propone la poesia Mutur Apulina. A te, Gigi. Mutur Apulina. Andai in campagna, l'era proprio bello, strappai margash in mezzo all'aria fina, regoi la biada a grappoli in darestel, tagliai furbente e metter in fassina. In distravei, all'ora da mattina, passava un camion senza copertone. L'era un mutur potente, de pulina, ma in strada purtà, spas un postiglione. Par una generazione che va a benzina, che curme disperà con tel volant, propunta andà a caval e andà in latrina, perché gan in del coi muturit. In trabuntachi den dal peverina che al divertire il fio e col cavalito. Grazie. La seconda rappresentante a leggerci le poesie è un personaggio storico della nostra Uni3, è stata anche direttrice, Ester Aliprandi, la quale ci propone la Maltrinsema. La Maltrinsema, per chi non lo sapesse, sono quelle biciclette da corsa o non da corsa che hanno un po' di tutte quelle qualità, di tutte quelle marche, che messe insieme riescono ancora a comporre una bicicletta. La Maltrinsema ci viene proposta da Ester Aliprandi. La bicicletta resta l'invenzione che la portà la gente in del 2000. La mise in moto una rivoluzione per scurciare il tempo e per fame in fatica. E in sci de biciclette n'han fassi un frac con di telar a tutta fantasia. Da qui con tel fanale e il portapac all'ultima potente palmerina. E a quanti giù in odghe salta in mente fa la corsa con la bicicletta. De festa, ghera in gir, i reggimenti. I curidur naseven a cadena e pedalaven sura a cadenas. Gaveven tutti in man la maltrainsema. È ora la volta di Aldo Ferrario, una voce baritonale che si presta molto bene appunto alle recitazioni in vernacolo.
Aldo Ferrario ci propone in Viacom, perché evidentemente lì ha lasciato un po' il suo cuore. Aldo Ferrario. In Viacom, pagina 207, firmasi. Quante passet in mezzo al budel de Viacom o dei trappol visin te ricalchin sul mur me un sunel e te stet come un calcamanin. In la musa de ca e vedrin de purtuni, de ces e de stal, gesselè la cistò e il murandì, che i danè ai fansù contibal. Lì, una volta più, Gheri Maros, che vendeven i code purcei, teperaven la carna e anche gli os, se testeve compagno di froc. A sentì, apparevan tu il look, ma eran scroc, più se scroc de quei scroc. È tra i più giovani del nostro gruppo, ha fatto, come si dice, il ragazzo insieme a chi vi parla, presso l'oratorio di Via Legnani, ne abbiamo fatti di tutti i colori, si può dire, no? È Gianfranco Franchi, si è innamorato della poesia in vernacolo come chi vi sta parlando e Gianfranco Franchi ci propone i Suranon di Sarunat. I Suranon di Sarunat. Chissà quando è nato dalla sortita de cambiati tutti i nomi di Sarunat, una moda che la sarà mai finita de far chiamare Giandrun o Buterat. Se un pestaviccio in la sciavata, al battesavan pedesta che te. Se un altro il caregava roba amata, che rifilavan quel de tostra sce. E sci che salta fuori i fanfarit, i legrieu, i berotte e le calum, i taiapioc, i piccio e i cavagnit. De tutti sulla nom se può fan liber, almeno per una volta parlerem di neger, di genan e anche di pigar. È la volta di un medico, ormai conosciuto a Saronno, milanese, saronnese a tutti gli effetti, ci mancherebbe, innamoratissimo del vernacolo. Aggiungo, non solo sa recitare il vernacolo, ma lo sa anche scrivere perché è anche un poeta e scrive poesie. Parlo di Gian Maria Ferrari che ci propone la Cappelletta di Sant'Antoni. La Cappelletta di Sant'Antoni. Quando era la metà del mese di giugno, era la festa del santo dell'ospedale. I malati, infermieri, tengono in pugno i candili luminosi in sul piazzal. Là, vedrei gli strumenti di suonador, vengono innanzi suor con titusani. Cantano gloria a Sant'Antonio, al nostro Signore e alla Madonna, cui preghiere del capellano. I muculot di quei in processione si fermano lì davanti a Sant'Antonio. Sgora in l'aria l'ultima orazione per il fra che sta in la cappelletta. La dies deve una compassione per cui tai tu ca dalla disdetta. È ora il turno di un ragazzino simpatico, il più simpatico della classe, sempre giovanile, sempre sorridente, non ha mai problemi, anche se non è un Sarunat come ci si così definisce noi, a lui non gliene frega un tubo. Basta parlare il dialetto di Saronno e lui si presta e si sforza. Io non ho il coraggio che ha lui, però è bravissimo perché riesce a intonare la voce ai vernacoli un po' di tutta questa terra. Sto parlando di Bruno Garuti, il quale ci offre una gemma delle nostre tradizioni saronnesi che è il Mercade Saron. Il Mercade Saron, quando che vedi sti donna passare, tutti in ghingheri intorno al mesdì, a capisci che sta il mercato e che proprio le in che mercurdì. Fan la corsa a fa feri da me, ma pu sei fan dei gran cicciarà.
parentanti Gain de Poulet, che dai dritti se lassen fregà. Quel che dice sotto braset, l'en del gos per contarsi il che si, in tremendi sti bruci in ciapet. Se se l'uden, per lassen tridon, come il vero il proverbi di chi, a furmà il mercade saron. Tocca ora a una signora, Maria Antonia Ciceri. Ma se mi fermo al cognome Ciceri, beh, forse è un po' riduttivo. Qualcuno, per chi andrà in web a vedere questa trasmissione, dice, sì, Ciceri ci dice qualcosa, non ci dice tutto. Allora io aggiungo Rotondi perché è il cognome di un mio caro amico col quale ho scritto pure due libri insieme, Enrico Rotondi, collaboratore giornalista della RAI, che di tanto in tanto noi vediamo alla telegiornale. Enrico Rotondi, ecco, è la mamma di Enrico. Maria Antonia Ciceri ci presenta la Girola. La Girola. Dentro i boschet, fra Ubolte e Gerensan, c'è una rungetta che cura in mese ai pra. La bagna l'erba, la succa del vilan, la ravanella, i brocul e i biadrà. C'era una volta intorno anche il laghet e tu sgandaven, omen e tusan. Parevan quasi poli su scaret, quan con la cana pescavan i ran. E sta girola tanto decantata per la sua aria e per il suo calur, nel gir d'un paradan l'han devastata. Galla sa in pedo ma la gran furnasa, una quest'ala e in quei furgun de rue, e poi del res gan fa tabula rasa. Qui la conoscono tutti, all'Uni3, ma la conoscono in tutta Saronno. Maestra e anche attrice di teatro. Bravissima, perché io l'ho vista recitare, sono rimasto veramente entusiasta. Sto parlando di Maria Teresa De Micheli, la quale ci propone la poesia La gallina per Acol. Ecco, per capirci, per Acol è quella gallina con il collo spiumato. La gallina per Acol. Quan sei piscinin, seso setan, giugavi cui gain del me pulè, gavevan da chi più culur fasà, che stavano in cantà, giù, in te. A furia d'esta dentro in mezzo a lur, son fino arriva al punto di imbucai. Veniva l'indemì con un calur, che dimostrava anche cui so gal. E fino a capitare di innamorare d'una gallina strana su tal col, lo tiraveggia, dura nel curam, la sa chiamava Cocca per Acol. Le morto in del solet, tammen cristià, al pianto di galet e di tutti pol. Un altro amico, amico di contrada lo potrei chiamare, ed è Alessandro Banfi. Alessandro Banfi è uno di tanti figli della Villuccia. La Villuccia è la Cascina Cristina, che a Saronno io mi sono permesso di chiamarla Ul Don de Milan. È stata risparmiata dalla Ruspa, e meno male, perché è datata 1875 ed è veramente una reliquia rimasta su Saronno per quanto riguarda la vita contadina. Ecco, Alessandro Banfi, il cui padre faceva il contadino, quindi il cavallante, è l'espressione tipica della Villuccia. Ci propone il corno della De Angeli. Perché il corno della De Angeli? Perché proprio alle spalle della Villuccia lì ci stava la De Angeli e lui veramente tutti i giorni sentiva questo corno. Alessandro Banfi con il corno della De Angeli.
Il corno della De Angeli. Ghera una roba intorno all'amicà che la pareva quasi la pareggi. Alvusava per fa di sedai operari e mi che s'era in legge. Sentivi un corno, quel di vomme in vino, e poi quell'altra, dopo 5 minuti. Fò di lenzo, purtroppo venivo in spin, anche a chi vuol che mi s'era distrutto. Per i votur, con l'ultima sonata, guardavo in strada. Ghera più nessuno che in tuta blu, compagno di una rusciata, da stabilimento mi imbarcavo nel cancello. Poi da mesdì, la una, e anche i 5 ore, suonava a mo sto siful de sunelli. Chiamerei pure anche lei attrice, perché l'ho vista recitare in più di un'occasione, ed è molto brava nel dialetto. È di Cassina Ferrara, poi si è sposata, si è trasferita fuori Saronno, però lei si sente sarunata, anzi cassinata se vogliamo. Cassinata. Sto parlando di Giovanna Legnani, tutti la conoscono, è perché non solo operativa nelle ore nostre, ma è anche operativa, la troviamo in segreteria. Quindi sta diventando, o è anche meglio, uno dei pilastri dell'Uni3. Giovanna Legnani ci propone Urrutamat. Urrutamat. Lei sul caret, contindosse il mantel, già de lontan el vusava men mat. Una frustata e fa gangadel, gen, venia chi, che arriva Urrutamat. Dentro in di cur, gherascia il gibilè, carta, butili, padelit, padelot, tutti curevan cui rob da strascè, fino anche al ton che gli aveva il cagot. Dai balatoi su e giù di Linguer, un cicciarà che te disi non so, e ranciapà un po' tutti ma sera, tacalit, lì, visina e stader. L'era la festa di Don Scalmanà, di Gambarot con de suri scurler. Chiude questa prima carrellata di poesie un personaggio, perché tale è, conosciutissima in tutta Saronno, frequenta parecchi corsi, compreso questo corso di poesia. Sto parlando di Luigia Moltrasio, che in più di un'occasione l'abbiamo vista anche fare teatro. Luigia Moltrasio ci propone Municipi Vecchi. Tanto per capirci, a Saronno il Municipi Vecchi è Palazzo Visconti. Noi sappiamo che nel 2007 ha preso fuoco, si è incendiato, ha perso il manto, cioè la copertura che è stata rifatta, e ora i nostri amministratori civici stanno studiando quale destinazione darle. Io spero che facciano presto, perché se no riescono a superare la tornata amministrativa solo per decidere cosa fare, mentre il Palazzo Visconti ha bisogno di essere veramente ripristinato, ristrutturato e, lasciatemelo dire, usato. Municipi Vecchi, propostoci da Luigia Moltrasio. Municipi Vecchi. Guming ha eu la grazia da videl quando era giuin, lustar come un pom, al da vista senz'altar propri bel, quei finestruni sudi di colon, gastava il sindaco e poi mal podestà, ma quando Saron le diventa un po' gross, gli arriva il Giudas a dire la verità sui mangerii di Ladar e di Balos. Mo, ta vedi, una cadarat, senza vernis e mur diseredà. Diga Saroni a tutti Sarunat, dare per tinci cinta con passione. S'accorgeran cui tenca cuore in che, anche se vecchi saranno un camo buono.